Liberi.tv, qui è la seconda giornata del comitato di Radicali Italiani, comitato nazionale di Radicali Italiani, una seconda giornata in compagnia di Claudia Sterzi. Claudia Sterzi è, diciamo, la nostra eroina dell'antiproibizionismo, su Liberi.tv è presenza fissa. Lei è membro del comitato, membro di giunta se non sbaglio anche, di Radicali Italiani. Chiediamo chiaramente un parere su come stanno andando questi lavori e poi chiaramente anche un'opinione su, adesso c'è una sezione che si sta svolgendo in questo momento dei lavori sulle modifiche statutarie che sono il frutto di un lavoro di una commissione. Ecco, comitato e modifiche statutarie. A Claudia Sterzi. Okay. Salve. Dunque, allora ricordiamo intanto che io sono l'eroina su Liberi TV di Leggero Fovia, che è il programma sull'antiproibizionismo, anzi il programma più antiproibizionista che ci sia, che va in onda in genere il venerdì sera intorno alle 11:30, ora è sospeso per la pausa estiva, però poi riprenderà e quindi facciamo anche pubblicità a Leggero Fovia. E comunque anche ricordo con l'occasione, perché no, che Leggero Fovia come titolo nasce dall'effetto collaterale dei farmaci cannabinoidi, che hanno come unico effetto collaterale, a tutti gli effetti, nonostante le ultime dichiarazioni di Serpelloni e del Dipartimento Politica Antidroghe, la leggerofobia, cosa che i malati spesso non considerano un effetto collaterale negativo, ma anzi un effetto collaterale positivo, perché alla fine un po' di leggerofobia quando uno è malato, oppure quando uno è sano, però quando uno è malato alla fine non è che poi sia questo danno così diciamo affossante. Dunque, sul Commissione Statuto, che è in corso adesso il dibattito sulla Commissione Statuto, io un po' mi sono letta un po' le modifiche. Devo dire, io sul preambolo preferirei però farne a meno. Sono d'accordo con l'intervento che ha fatto ora Rita, che quando uno dice chiunque si può iscrivere ai Radicali Italiani, così come era lo statuto del Partito Radicale, chiunque si può iscrivere, come ha detto anche adesso Spadaccia, poi insieme a Rita, cioè non c'è bisogno poi di specificare qual è la visione o la missione, quelli magari si possono specificare a parte, mettere nel sito, però non è che uno deve aderire a qualcosa, uno si paga la tessera, si iscrive e poi lavora insieme al gruppo e porta ciò che è nelle sue idee, nelle sue forze, nelle sue risorse. A parte quello, io eliminerei proprio il preambolo. Io trovo che invece si potrebbe benissimo andare a votazione domani sulle modifiche proposte, che sono modifiche semplici che chiunque si può leggere anche stanotte se non le ha lette prima, perché sono due o tre cose tutto sommato abbastanza semplici da capire. C'è un cambiamento della legge elettorale in congresso che prevederebbe d'ora in poi delle liste con delle preferenze. Ora, naturalmente, ritorno alle liste, io sono stata un po' critica, perché io mi ricordo bene quando c'erano le liste andava a finire che tu rendevi conto a chi ti aveva messo in lista e non al congresso che ti aveva eletto, perché bisognava che qualcuno ti mettesse in una lista, per cui te alla fine poi durante l'anno, se volevi essere rieletto l'anno dopo, era più rendere conto a chi al dirigente che ti aveva messo in lista. Però questo è vero che poi nel regolamento successivo che deriva dallo statuto si può benissimo facilitare la formazione delle liste, perché invece che 60 firme tu metti che ce ne vogliono 10, e a quel punto già è molto più democratico, perché 10 firme alla fine uno in congresso se le raccoglie e quindi una lista la puoi anche formare e le preferenze vanno benissimo. A me, devo dire, è piaciuto questi due anni di candidature individuali, sono piaciute, perché rispetto appunto alle liste bloccate di prima è stato un bel passo avanti. Però ora vediamo se veramente poi c'è la volontà da parte degli attuali dirigenti di cambiare il regolamento in maniera da facilitare la formazione delle liste. Tutto sommato, come esperimento per il prossimo anno, potrebbe essere interessante delle liste non bloccate, perché ci sono le preferenze, tre preferenze da esprimere mi sembra, quindi può essere una buona cosa da dibattere e da votare direttamente domani, perché non è che ci voglia poi tanto a ragionare un attimo se ti piace o no. Poi c'è la previsione dell'abolizione della figura del Presidente, che in tanti dicono che è fatta apposta per levarsi di turno viale. No, tanto, diciamolo, tanto lo dicono tutti, è inutile fare finta di non saperlo. Esisterebbe un presidente onorario invece che un presidente vero e proprio. In realtà il presidente poi nei Radicali Italiani è una figura particolare, perché non è stipendiato, non si sa bene che ruolo abbia. Cioè anche lì comunque ognuno può farsi la sua idea. E poi c'è dei cambiamenti sui rappresentanti in comitato delle associazioni, che diventerebbero di più. Cioè mi sembra l'associazione al raggiungimento di 15 iscritti può avere un rappresentante, al raggiungimento di 30, 50, non mi ricordo, iscritti ne ha due e addirittura tre se raggiunge un altro obiettivo. Questo non è male, perché può servire da incentivo per le associazioni a fare più iscritti possibili, iscritti ai Radicali Italiani, perché c'è tutta una serie di premio, fra virgolette, nel fatto che poi mandi i rappresentanti in comitato a rappresentare quelle che sono le istanze delle associazioni locali, telematiche e tematiche, che sono i nostri tre tipi di associazioni. Tra l'altro questa discussione sullo statuto è interessante, perché vuol dire che Radicali Italiani non ha nessuna intenzione di chiudere, perché tu sai che sono anni che si dice Radicali Italiani, ma che serve, chiudiamolo, eh? Evidentemente se si discute dello statuto per adesso rimane in piedi,
al momento secondo me è necessario perché le associazioni da sole non sarebbero assolutamente in grado né di vivere da sole né di fare riferimento direttamente al PRT, perché comunque è un livello molto più largo e quindi non è possibile che confluiscano direttamente, per cui è un livello intermedio quello italiano che secondo me per adesso va mantenuto. E quindi bene che ci sia questa comunque discussione, e io sarei d'accordo per votare domani, anche perché noi poi a settembre, se veramente parte la campagna referendaria, avremo da discutere un sacco di altre cose, e poi ci saranno le varie discussioni in vista circa le elezioni politiche che comunque in ogni caso saranno a primavera del prossimo anno, se non prima, legge elettorale, tutto quello che insomma, penso che a settembre non ci sia assolutamente un'altra giornata da perdere per parlare delle riforme dello statuto, ma sia meglio votare direttamente domani, eliminando il discorso del preambolo, che può essere benissimo inserito appunto invece che come preambolo dello statuto come due pezzetti magari da concordare in congresso, la visione e la missione come è nelle aziende, in tutte le associazioni, ONG eccetera. Nella prima pagina del sito c'è la visione che sarebbe come tu vedi il mondo e come lo strutturi, come lo vedi organizzato, qual è il tuo punto di vista, e la missione che è lo scopo che tu ti proponi come movimento, come organizzazione, come... Quindi questa è un po' la discussione sul comitato in generale. Sul comitato in generale, poi tutti vengono al comitato, no, tutti no, sarebbe una cattiveria, però la maggior parte vengono al comitato, fanno il loro intervento, piccoli politici crescono, e allora chi parla di come dovrebbe essere il sistema elettorale, che sembra che lo decida lui, no? Dice che... No, chi dice io farei così, io se fossi Dio, certo, sicuramente. Rimanendo terra a terra, perché poi noi dobbiamo decidere non cosa farà, non cosa fa il Parlamento e il Governo, perché non lo decidiamo affatto purtroppo, dobbiamo decidere che facciamo noi radicali italiani. È interessante la proposta di Mario sui referendum, sono 5 quelli che lui ha proposto. Finanziamento pubblico, che poi no, finanziamento, rimborsi elettorali, custodia cautelare, droghe, referendum sulle droghe, divorzio breve e 8 per 1000 barra concordato, sono i 5 referendum proposti da Mario. Sono interessanti, io in particolare naturalmente quello sulle droghe mi interessa molto, so che è difficile formulare un quesito perché la legge, la cosiddetta legge Fini-Giovanardi, che in realtà non è una legge ma è un decreto che si è inserito sulla Rebolino Vassalli levando dei pezzi, aggiungendone altri, è molto complicato da gestire e da manipolare rispetto al quesito. So che un nostro, non so se avvocato o giurista, Colombo, che ha avuto l'incarico appunto di vedere un po' come si poteva fare, ha individuato la possibilità di levare il penale, cioè di levare le pene proprio le pene in anni, quello che è il penale rispetto al piccolo spaccio, rispetto al consumo. Io leverei anche la parola coltivazione, ci va contro le politiche ONU, che ce ne importa, la Spagna l'ha levata, altri paesi europei l'hanno levata, evidentemente non è che l'ONU ci arriva e ci bombarda se leviamo la parola coltivazione dalla legge, insomma va messa a fuoco meglio, però penso che sia il momento adatto e penso anche che al momento con tutto quello che è il coordinamento fra gli antiproibizionisti radicali e gli antiproibizionisti non radicali che io sto perseguendo da 3 anni, penso che sia un buon momento anche perché abbiamo una vastissima possibilità di chiamare poi la gente a firmare e di riuscire a raggiungere le firme necessarie. Quello sul divorzio breve, ma sarà perché forse non mi riguarda, perché non mi sono mai sposato, il problema non mi si pone proprio, però lo vedo un po' meno importante, non vorrei che Sabatinelli, poi se sento questa intervista mi mangiasse il capo, però lo vedo tutto sommato, penso che debbano essere pochi referendum, perché poi bisogna aver provato cosa vuol dire essere ai tavoli, a raccogliere le firme e riuscire a fare il numero di firme e ripulire le firme, mandarle a Roma e controllarle, cioè i referendum è bene che siano pochi, meno possibile, già 5 sono tanti e non andrei oltre proprio. Custodia cautelare è molto interessante, a me ricorda un po' il famoso referendum, uno dei primi degli anni 70, che fu sulla legge reale. La legge reale riguarda le ferme di polizia, non la custodia cautelare, che sono due cose un po' diverse, però poi il concetto è molto simile e quindi è interessante, bisogna vedere come riuscire a anche lì cucirlo il quesito, perché i referendum sono purtroppo abrogativi e non propositivi, perché c'è tutta una serie di limitazioni. E la custodia cautelare comunque in alcuni casi devi lasciarla, perché è vero che se uno può ritirare il reato, mi viene in mente lo stupro sui bambini per esempio, no? Perché ti devo lasciare libero? Se tu fino a ieri hai agito in quel determinato modo, ci sta, se ti lascio libero, che tu reiteri. C'è il problema della fuga,
e dell'inquinamento delle prove. Ci sono dei casi in cui obiettivamente la custodia cautelare è benvenuta in alcuni casi però chiaramente non. Quindi non so bene come potrà essere cucito, ci saranno giuristi che se ne occuperanno, non sta a me, alla fine non ho l'esperienza necessaria. E bello quello 8x1000 / concordato, io andrei sul concordato, Mario mi ha detto 8x1000 minimale, concordato massimale. Credo anche siano due quesiti diversi tutto sommato, perché un discorso è abolire, io più che l'8x1000 abolirei quello schifo che è il fatto che anche se tu non firmi per nulla, comunque ti vengono i dividendi di chi non ha firmato e quello non va per niente bene, a meno che tu questi dividendi non li suddividi in altro modo, perché quello è assolutamente proprio una cosa folle, il fatto che noi oltretutto anche finanziamo questa organizzazione che è il Vaticano, che è uno Stato a tutti gli effetti estero e che non è vero niente, che ha scopi spirituali e religiosi, ma ha degli scopi di lucro palesi, evidenti in tutte le parti di Roma specialmente, ma in tutta Italia e anche in tutto il mondo. E quindi penso che siano due quesiti diversi, il concordato lo abolirei immediatamente, vabbè questo è, essendo radicale è anche inutile dirlo, penso no? Una cosa anche scontata. Abbiamo già provato, sì, forse non è passato nemmeno il vaglio della Corte Costituzionale. Perché è una legge costituzionale, certo, sì è vero, il famoso articolo 7, vero? Che la, sì, che è, esatto. E quindi vabbè, quelle sono tutte poi sfumature, come riuscire a realizzarle dal punto di vista giuridico sono tutte sfumature, però io penso di sostenere nel mio intervento domani, sostenere la proposta referendaria, d'altra parte il referendum in qualche modo è un'arma non violenta, essendo uno strumento di democrazia diretta, è una delle famose armi non violente che i radicali hanno sempre promosso ed usato, ed è una cosa. Poi naturalmente poi c'è tutto il discorso parallelo che non li vedo in contrapposizione, parallelo dell'amnistia, della riforma della giustizia che non è stato molto sollevato in questo comitato. Ci sono alcuni argomenti che rimangono clandestini, rimangono in altri luoghi, per esempio tutto il dibattito sulla vivisezione, sperimentazione animale eccetera è vivissimo a livello di mailing list, social network, forum eccetera, però poi in realtà nel comitato non viene sollevato quasi per nulla, anzi non è stato sollevato per niente assolutamente. Quando poi andiamo a presentarci a Pistoia dicendo che l'esperimento è interessantissimo di Unione con i Verdi, voglio vedere poi ai Verdi cosa gli diciamo rispetto alle nostre posizioni su questi fatti che comunque hanno pertinenza politica col Movimento Verde. E se vuoi farmi qualche altra domanda, se no continua a chiacchierare, non è che me la cavo. Allora, intanto stiamo cercando di accendere le luci perché qua... Vediamo se riusciamo a trovare la luce. Ringraziamo per questo supporto tecnico Igor Boni ovviamente. E... No. Vediamo se riusciamo a realizzare luce o un blackout. Sì, però poi dopo non è così la rispondenza, comunque poi dopo lo togliamo. Claudia, volevo chiederti, siamo reduci in qualche modo come movimento da un'azione non violenta, insomma di proposta, non di protesta, che sono 4 giorni di silenziamento in qualche modo anche della radio, soprattutto della radio, sì, per promuovere in qualche modo la lotta sull'amnistia. Non siamo riusciti a accendere la luce, ma non c'è problema, continuiamo lo stesso. Ecco Claudio, tu pensi che questo strumento di questo silenziamento, questa astinenza dalla parola sia stato uno strumento utile per promuovere questa battaglia per l'amnistia? Io sono stata molto scettica, poi lo sanno tutti, quindi sullo strumento dello sciopero della fame di 4 giorni a tempo sono scettica, perché comunque c'è sempre stato insegnato che si fa sciopero della fame su un obiettivo e si continua fino al raggiungimento dell'obiettivo, per cui come sugli scioperi della fame a staffetta, che a volte hanno più senso, perché comunque certo coinvolge più persone su uno sciopero della fame di 4 giorni o di un giorno, è chiaro che poi coinvolge più persone, infatti sono scettica, non ho mica detto, non sono d'accordo. Sul silenzio, sinceramente, il silenzio, se è silenzio di tutti, è un discorso, se è silenzio dei carcerati che non devono fare la battitura e della radio che, poi fra l'altro la radio, all'inizio era Marco in una conversazione domenicale subito prima, c'è 7 ore di requiem e 7 di programmazione, quella in convenzione perché va fatta, perché sennò ci sono degli aspetti legali, giustamente, poi non li so, non li conosco, ma comunque... come l'ha detta Marco,
dice che Martini gli aveva detto che comunque le 7 ore al giorno andavano conservate, e quindi andavano conservate. E 7 ore di Requiem, cioè forse magari dei messaggi che spiegassero quello che succedeva. Poi dopo è stata fatta grazie al notiziario, perché poi dopo Martini è intervenuto in diretta una sera, credo in martedì sera, non mi ricordo i giorni, comunque pochi giorni dopo, dicendo che sarebbero andati comunque i notiziari. Poi si è aggiunta la rassegna stampa, che è stata annunciata da un articolo di Dimitri Buffa, fra l'altro. Non è stata una comunicazione in chiaro, un comunicato da parte, cioè è stata una cosa che è arrivata così. Cioè alla fine poi mi sembra Stadevini è andato con la sua intervista, sono saltate alcune rubriche, ma insomma sì, sono un po' diluita, e devo dire che molto probabilmente un grosso significato in questo caso. I carcerati poi, poverelli, cioè già non mangiano, manco devono battere la sera alle sbarre, cioè veramente, ma povera gente, cioè oltretutto, capito, le voglio anche quello. Per cui no, comunque per carità, adesione di 30.000 persone, buon risultato, anche se poi abbiamo visto a me la lettera di risposta del capo dello Stato, che l'abbia scritta, e sinceramente era penosa per, dal mio punto di vista, mi dispiace, però è così l'ho vissuta, perché dice: prenderò in considerazione, mi farò fare una relazione al Ministro della Giustizia. Ma che ti fa? Se un anno fa hai detto che c'è una potente urgenza e in questo anno non è cambiato nulla, anzi è peggiorato il sovraffollamento, non hai bisogno di una relazione da nessuno, ma sai già qual è la condizione, hai degli strumenti che non usi, sei un Presidente della Repubblica e ci dice che dopo la pausa agostana riceverai gli estensori della lettera aperta. Anche troppo facile dire la pausa agostana per le condizioni carcerarie, non c'è, insomma è un po' come minimo limitata e carente questa risposta. E quindi tutto sommato sì, 30.000 adesioni è un'ottima cosa, un'ottima azione, non ho avuto infatti particolari critiche alla cosa in sé, anzi fosse andata ancora meglio, per carità. Speriamo di riuscire a fare di meglio. Claudio, ti ringraziamo per questo contributo, ti attendiamo con l'appuntamento Leggera Euforia a metà di settembre più o meno, quando riprenderemo le dirette di Libri.tv, e ti diamo appuntamento, come consuetamente io chiudo le interviste, per questa intervista e le altre su Libri.tv. Grazie ancora. Grazie. Ciao.